Buongiorno e bentrovati a questa nuova puntata di Olivo News. Oggi ci troviamo a Massa Martana nell'azienda agricola del frantoio La Pace, e anche qui in un oliveto specializzato con una buona produzione. Stiamo assistendo in questi giorni a condizioni di stabilità dove si alternano dei piovaschi piuttosto diffusi a ore di sole. Questo sta portando anche a degli abbassamenti di temperatura, oltre che a un aumento dell'umidità relativa dell'aria. Tale instabilità sarà presente anche in questi prossimi giorni. I dati rilevati in questa azienda hanno portato a registrare una presenza di adulti con dei picchi massimi soprattutto intorno al 26 di luglio e al 17 di agosto, raggiungendo un valore del circa 15 presenza, una media di 15 adulti presenti per trappola, con un conseguente attacco alla drupa sfalsato di circa una settimana, raggiungendo valori intorno al 12% di drupe attaccate con presenza di uova e larve di prima e seconda generazione. Intorno al 20 agosto è stato fatto comunque un trattamento larvicida che è riuscito a contenere la presenza e a limitarla al momento ad un'infestazione di circa il 5% di olive attaccate da un'infestazione attiva, quindi uova e larve di prima e seconda generazione. Comunque, monitorando a livello regionale, stiamo rilevando che questo insetto è presente un pochino ovunque, addirittura stanno aumentando queste presenze, e diciamo a tutti di continuare a controllare i propri impianti e ad intervenire se ancora non è stato fatto. Questo è appunto il periodo più critico, in quanto lo stato di inolizione del frutto rende l'oliva ancora più attaccabile. Per cui consigliamo sì di fare il trattamento, ma di tenere sempre presente quella che sarà la data di raccolta per rispettare i tempi di carenza, soprattutto se vengono utilizzati dei prodotti larvicidi che, seppur idrosolubili, possono essere poi riscontrati quali residui all'interno dell'olio che se ne ricaverà. Grazie a tutti per aver partecipato a questa puntata insieme a noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sicuramente da un altro comune.